Classiche slide. Stasera parleremo appunto di come il niente sia un grande risultato. Allora, per chi non mi conosce, io sono Alessandro Bonaccorsi e sono l'ideatore del progetto Disegno Brutto. Ormai non lo chiamo più nemmeno il corso di Disegno Brutto, ma lo chiamo progetto perché è un progetto che nasce per divulgare una diversa idea di disegno e nasce perché da disegnatore professionista, comunque la persona che progetta, diciamo, comunicazione visiva, che fa illustrazioni, disegni, varie cose, mi rendo conto che il disegno non è così diffuso. Anzi, il disegno è un qualcosa con cui le persone hanno imbarazzo e hanno difficoltà a relazionarsi. È invece uno strumento potentissimo e antichissimo. Antichissimo, lo vedremo, insomma, perché è una delle prime attività espressive che fa l'uomo, che fa l'essere umano. E quindi è imprescindibile dall'essere umano. Per tornare a farlo bisogna iniziare a smontare un po' di luoghi comuni. E da lì nasce tutto il progetto Disegno Brutto, che poi si è allargato, espanso, insomma, è diventato un po' quello che probabilmente anche alcuni di voi hanno, cioè il progetto della vita, quello in cui ci infili dentro tutto, dalle tue conoscenze sui broccoli a quelle sul disegno, e tutto va a finire lì, una specie di calderone, di sincretismo zupposo. È una delle frasi con le quali io incito i miei disegnatori, comunque le persone che vengono a provare il corso, è proprio che il niente sia un grande risultato. E di inseguirlo al niente, perché il niente è un grande risultato. E da dove vengono tutte queste idee? È quello che volevo un pochino farvi vedere, cioè non tanto farvi vedere perché non so più nemmeno io da dove vengono tutte le cose, però sono andato un po' alla ricerca di quelle che potevano essere alcune origini. Volevo darvi alcuni squarci, un po' per fare una specie di caotica bibliografia, e dall'altro così per darvi degli spunti ispiranti. E magari, non so, di essere esempio anche a qualcuno per far vedere che in realtà anche se ti piace la cucina e che ne so, e sei un grande in bianchino, puoi mettere insieme le cose anche con la letteratura, che ne so. La prima cosa con cui volevo, diciamo, aprire, un po' una cosa non mia, è un pezzo che ho ritrovato tra l'altro a caso, perché stavo prendendo dei libri dalla libreria, mi è ricapitato sotto mano uno scaffalino, diciamo, una parte della Biblia, ovviamente, che ha tutti i libri di Kafka, e mi è ricapitato tra le mani questo Il silenzio delle sirene, che è una raccolta di scritti e frammenti di Kafka, in cui io avevo diligentemente messo dei pezzi di carta igienica per ricordarmi che c'erano delle cose interessanti. E quindi mi sono andato a rivedere il primo pezzo di carta igienica di questo libro, che ormai è abbastanza ingiallito, e in effetti c'era una cosa interessante. Ho detto: cavolo, ma te guarda, 5 minuti, sono cose che non si dicono mai, diciamo, negli appuntamenti interessanti, negli appuntamenti importanti, visto che siamo in un discorso intorno all'imperfezione. 5 minuti prima che iniziasse la diretta, io ho trovato questo. Per caso mi sono ricordato di questo pezzo e ve ne leggo un pezzettino. Leggerò abbastanza stasera, così spero di non essere troppo noioso. Kafka dice così: il frammento è semplicemente un frammento sulla pagina destra, inizialmente lasciata libera in alto, e poi ci sono delle note scritte in secondo tempo, quindi è proprio un diario, è parte di un diario. E dice così: ogni uomo è chiamato ad agire peculiarmente e in virtù della sua peculiarità, ma alla sua peculiarità deve trovar gusto. La mia esperienza al riguardo fu che sia a scuola che a casa sempre si operò con l'intento di cancellare ogni peculiarità. Si alleggeriva così il lavoro educativo, ma si alleggeriva anche la vita al bambino, il quale però doveva prima sopportare il dolore causato dalla costrizione.
Mai, per esempio, un ragazzo che la sera si è immerso nella lettura di una storia appassionante si riuscirà, con un'argomentazione limitata al suo solo caso, a far capire che deve interrompere la lettura e andare a dormire. Quando in un caso simile mi si diceva che era già tardi, che mi rovinavo gli occhi, che la mattina seguente avrei avuto sonno e avrei faticato ad alzarmi, cosa di cui quella storia stupida e mal scritta non valeva la pena, io non sapevo replicare espressamente, ma solo perché quelle parole non arrivavano neppure a sfiorare i confini di ciò su cui vale la pena riflettere. Tutto, infatti, era infinito, o si perdeva a tal punto nell'indefinito da equivalere all'infinito. Il tempo era infinito. Non poteva dunque essere tardi. La mia vista era infinita, non potevo dunque rovinarla, persino la notte era infinita. Non era dunque necessario darsi pensiero della levataccia. E i libri non li distinguevo secondo la loro stupidità o intelligenza, bensì a seconda che mi appassionassero o meno. E quello mi appassionava. Non sapevo esprimerlo così, ma il risultato era che molestavo tutti pregando che mi si permettesse di continuare a leggere, oppure che decidevo di continuare a leggere anche senza permesso. Quella era la mia peculiarità. Peculiarità. Per cui quando si va a disegnare in un certo modo, si va a ripescare non tanto quel bambino, ma quella parte di noi che è viva, perché comunque non è che l'abbiamo uccisa, c'è una parte di noi che voleva fare alcune cose e non è riuscita a farle, o una parte di noi che si divertiva a fare certe cose e non è riuscita a farle, oppure una parte di noi che si era addormentata, non si era accorta che quelle cose lì potevano essere interessanti. E il disegno rientra in queste attività come la lettura, che spesso vengono castrate, e la lettura in qualche modo viene poi premiata, perché comunque se studi poi vai avanti, avrai la tua vita e tutto. Invece il disegno resta così, cioè diventi o artista o geometra, no? E tutti gli altri che vorrebbero disegnare non sanno dove trovare il collocamento tra l'artista e il geometra, cioè non sanno dove mettersi. E è un motivo per cui molti poi vanno, almeno in Italia, visto che non ci sono dei percorsi di studio così netti, comunque se ci sono da pochi anni, poi va a finire a fare grafica o cose del genere, perché pensi che ci sia una sorta di sfogo della creatività e della parte visiva, anche di disegno, così di costruzione di immagini, che in realtà, ad esempio, la grafica non possiede, o comunque possiede solo in parte, perché la grafica è invece è una professione di progettazione, che è il suo bello anche, cioè proprio di normazione, perché devi organizzare le informazioni. Quindi poi ci sono un sacco di grafici frustrati perché in realtà volevano fare altro, magari cantanti lirici, non lo so. Quindi quando io ragiono sul niente è un grande risultato, in realtà da dov'è che sono andato a pescare questa idea del niente? A molti viene il dubbio che sono andato a pescare nelle filosofie orientali. E boh, in effetti qualcosa c'è lì, nel senso che già nel mio libro La via del disegno brutto ci sono delle citazioni del Tao, e in realtà ne ho fatto una sola, ne avevo due, ne ho preparate due, però metterne due mi sembrava un po' esagerato perché avrebbe in qualche modo identificato il libro. Allora, tra le tante frasi che ci sono, c'è questa che l'ho trovata, considerate che un po' di note in questo periodo storico si riescono a fare, che ne so, fotografando le pagine dei libri. E hanno il problema che poi non si dimentica da che pagina del libro è stata presa, anche perché se ho fatto una foto in una pagina di un libro, probabilmente l'ho fatto in un libro che non era mio. E quindi adesso non so più che libro fosse. E c'era questa citazione, tra l'altro tradotta in un modo particolare, perché il Tao, come sapete, essendo in cinese ed essendo abbastanza enigmatico, criptico, ermetico, insomma, è molto difficile da tradurre in italiano, insomma, in qualsiasi lingua occidentale. E questa è una traduzione molto bella, che mi piaceva. E dice che il Tao è un grande quadrato senza angoli, un grande suono che non può essere udito, una grande immagine senza forma. La via è misteriosa, non ha un nome, mirabilmente dona, compie e completa. Quindi questa idea che ci sia un niente, cioè un qualcosa che non è definibile, è in realtà dietro a qualsiasi percorso mistico o di religione, insomma, alla fine l'indefinito è una delle motivazioni che ci spinge ad esplorare, no? Sapere cosa c'è e non riuscire a misurare, perché misuriamo il reale, ciò che non è reale, che è divino, che è superiore, insomma, non riusciamo a misurarlo. Quindi è una questione molto umana questa. E il disegno cosa c'entra con questo? Beh, c'entra perché
se uno inizia a partire dal presupposto che vuole rappresentare, visualizzare qualcosa che in genere non è rappresentato se non a parole, e con delle parole tra l'altro molto misteriose, si apre tutto un mondo di possibilità. Il che significa rappresentarlo in un modo che non è canonico. Vi faccio vedere i due estremi. Questo è un pezzo di Wittgenstein, del filosofo, in uno dei libri con le sue lezioni. Adesso perdono che non mi ricordo esattamente il titolo. E mi ero segnato questo appunto perché era interessante, parlava del disegno e introduceva proprio la variabile della valutazione, perché diceva: se fossi un buon disegnatore, potrei suggerire un'infinità di espressioni con soli quattro tratti. Parole come pomposo e imponente potrebbero essere espresse da facce. Così facendo, le nostre descrizioni sarebbero molto più flessibili e varie di quanto siano se espresse con aggettivi. Dire di un brano di Schubert che è melanconico è come dargli una faccia. E poi proseguiva, insomma, su questo ragionamento. Ed è interessante perché, a parte che mette in moto tutto il... se ci pensate, quando andate nell'autogrill e cliccate quella specie di sondaggio di soddisfazione, se i vanni vi sono piaciuti o no, state... In realtà quel pannello lì cita Wittgenstein, quindi siamo proprio... citando un livello molto alto, e state toccando tre faccette. Però questa idea che con le facce, con il disegno, lui la introduce così in tutti i ragionamenti molto molto complessi, insomma, che io non saprei qui ridirvi, insomma, comunque sul linguaggio, è interessante perché uno così concentrato sul linguaggio e sulla parola anche, che abbia questa apertura verso l'immagine, che comunque capisca che il disegno possa essere una chiave per rappresentare di più, è molto interessante perché uno dice: ah, cavolo, però se lo diceva lui, magari vuol dire che è un ragionamento anche alto, cioè non è un ragionamento solo basso che viene giù da quella famosissima massima che usiamo sempre anche nel marketing, cioè negli aforismari, che è quella che un'immagine vale più di 1000 parole ed è associata a Confucio, al povero Confucio, che è un po' come le frasi quelle di Nick Carter, del suo assistente cinese, che era, come dice il saggio, no? In realtà quella frase non era di Confucio, ma c'è tutta una storia stramba di un uomo di marketing americano che si inventa quella frase, insomma, non so, per lanciare quale tipo di prodotto negli anni 20, 30. E dicendo che era di Confucio perché era una moda del tempo, dire quella era di Confucio, c'erano le... Ora, molti di voi forse sono troppo giovani, per fortuna loro, non aver mai visto la domenica mattina, quando io ero piccolo, quando avevo negli anni 70, davano i film di Fu Manchu, di tutte queste... del detective cinese, insomma, c'erano questi film, c'era proprio ancora questa idea della cineseria, cioè di applicare questo detective travestito, che era una specie di omone, che faceva tutte le indagini e sempre con queste massime filosofiche alla Confucio, no? Quindi c'era questa idea che in Cina avessero una massima per ogni cosa. E un'immagine vale più di 1000 parole, fa parte di quella specie di cineseria che andava molto di moda, che però non è reale. Anzi, allora, ovviamente, torno un attimo con la mia faccia. E avete visto, c'era la prima legge del disegno brutto, che era come viene, viene. E quella è la prima legge che mi è venuta in mente. Ed è una cosa che io ho sempre provato a fare, cioè come viene, viene, però assomigliava molto a come fai sbagli, cioè tutto quello che fai è sbagliato, perché non, se c'è la frustrazione, se vuoi ottenere dei risultati, spesso non riesci. E quali sono i risultati? Ad esempio, nel lavoro del disegno, se il disegno ha bisogno di essere comprato, acquistato e tutto, c'è una valutazione da parte di qualcuno più esperto di te, che sa valutare, insomma, il disegno, che sa usarlo,
alle volte non è più competente di te, ma quello non è importante. Lui sa a cosa gli serve e dove deve metterlo. E che genera frustrazione perché spesso il giudizio che tu hai del tuo disegno, che quello è assolutamente probabilmente il giudizio fino a una certa età da non prendere mai in considerazione, però il giudizio che hanno altre persone, tutto può non corrispondere con il giudizio, la valutazione che fa una persona che deve acquistare il tuo disegno. E lì si creano molti problemi perché, per dire, un'illustrazione, un disegno, non è che è un prodotto che viene acquistato dalla gente comune. Cioè, bisognerebbe arrivarci, però comunque sia non è quella la via, diciamo, per un professionista, perché dovrebbe venderne veramente tantissime, quindi diventare un artista, in senso, proprio con la definizione di artista, entrare nel mercato dell'arte, quindi a livello più alto, più remunerativo. E quindi si ritrova con queste doppie, triple valutazioni che sono alle volte in contraddizione tutto e non sai qual è la via giusta. All'interno vi parlo delle 10 leggi del disegno brutto, che per chi non le conoscesse sono dentro il libro e io le ho create perché ho pensato che ogni cosa costruita dovesse avere delle leggi. In realtà nascondono già una bibliografia. Io non so se qualcuno di voi l'ha capito, ma nel libro ci sono delle citazioni che sono una bibliografia consigliata, diciamo, a se stessa, però ci sono anche altre parti che lo sono. E una di quelle sono sicuramente le leggi, ad esempio. Tutto comincia da un punto, è preso da un precetto della pittura taoista cinese, trovato in un trattato di pittura, di Shi Tao, insomma, adesso la pronuncia cinese non... In italiano lo chiamiamo Shi Tao, però il cinese non ci capisce, adesso non mi ricordo più com'è la pronuncia. Comunque, mi viene tradotta alle volte Zuccamara, che è una traduzione orrenda per questo povero pittore seicentesco. E lui diceva, a un certo punto dice che tutto comincia da un tratto, e infatti delle mie leggi si chiama Tutto comincia da un punto, perché mi interessava molto questa cosa perché l'ho vista subito collegata poi alle lezioni che avevo studiato e visto, insomma, che faceva il Bauhaus Kandinsky, in cui partiva da un punto, faceva tutta la prima lezione sui punti lui ai suoi studenti. E poi era una cosa che tirava fuori anche altri. Poi stavo leggendo dei libri di astronomia, diciamo, di divulgazione astrofisica, tra cui anche quelli di Carlo Rovelli, che sono bellissimi, perché sono quelli li consiglio sempre come lettura, perché a me piace molto, perché c'è un modo di scrivere molto, molto bello, insomma, molto poetico. E tutto comincia da un punto, perché il Big Bang è un punto. E quindi si iniziava a comporre un mosaico interessante intorno al disegno. E l'altro che mi ero ritrovato a scoprire, perché in realtà l'avevo sempre ammirato, che era Saul Lewitt, ho preso del disegno conta solo il processo, perché nel suo manifesto dell'arte concettuale dice proprio che dell'arte conta solo il processo. E mi piaceva di più, per quanto contraddittorio lui come artista rispetto, che ne so, potevo prendere Beuys e dire sono tutti artisti, ma non mi piaceva il fatto del tutti sono artisti inteso come ognuno è capace di... della sua autoaffermazione, insomma, che l'arte e la creatività sono in grado di creare una piccola rivoluzione dell'io, della propria personalità, e quindi tirar fuori una nuova dignità, tirar fuori una nuova persona, ecco, creare una nuova persona. E questo Sogliuit, il disegno conta solo il processo, mi interessava perché non sapevo come metterlo dentro, perché tutte le sue opere erano per lo più delle opere che andavano contro il disegno brutto, se non che ho trovato un'opera che, allora adesso ritorno alle slide, che era un grande cerchio che, se non sbaglio, ho visto al Museo Madre a Napoli qualche anno fa, e era un grande cerchio in cui dentro ci sono tanti tanti trattini, quindi è questo cerchio enorme fatto con dei trattini, riempito con dei trattini, è un cerchio di... è questo, è un'opera
strana perché è enorme, quindi vedete il doppio, due volte e mezzo la porta. La porta non è grandissima, insomma, se non sbaglio il madre è dentro un convento. E vedete, ci sono tutte queste linee fatte con il righello. Per fortuna il progetto, il Wall Art Project, ti fa entrare un po' dentro l'opera. E quelle sono fatte con il righello, con, non mi ricordo più se è una biro rossa. E questo insieme di segni mi ha sempre colpito perché diciamo, possibile che sia messo uno a fare, cioè che poi ho scoperto che l'aveva fatto fare, tra l'altro non lo faceva lui spesso, ma lo faceva fare, lo hanno fatto quelli del Madre di Napoli a cui lui aveva dato indicazioni. E quindi l'opera non era di controllo dell'artista, ma era interessante proprio il risultato che ogni, perché quest'opera qui magari è stata ripetuta anche in altri musei, che ogni museo, quindi che ogni esecuzione avrebbe portato, quindi tutte le variazioni, e le variazioni sono anche nei tratti, quindi crea una specie di texture in movimento, e questa cosa delle texture in movimento, tra l'altro, è dovuta assolutamente, io leggo i vostri messaggi intanto, è dovuta assolutamente è dovuta assolutamente a una casualità, perché sono degli intrecci casuali, cioè in alcuni punti evidentemente chi ha fatto il disegno l'ha fatto un pochino più marcato. E cosa ho fatto? Io ho iniziato a un certo punto, non so quanti anni fa, a iniziare a provare a rifare tutti questi processi abbastanza ripetitivi, perché mi rendevo conto che da una parte ero affascinato anche in musica da delle cose che si ripetevano con delle piccole variazioni, e mi calmano, insomma, mi portano in uno stato di calma, di benessere. E dall'altro mi interessavano proprio come processo, perché mi sembrava un processo faticoso, inutile e assolutamente senza senso. E tra l'altro non portava alla bellezza, perché per riuscire ad avere il cuore e la mente che vibrano davanti a un'opera del genere, bisogna in qualche modo essere un pochino allenati, oppure assolutamente scevri da ogni conoscenza artistica, perché altrimenti non tiri fuori la solita frase: questo lo potevo fare anch'io, ma che bravo questo, lo potevo fare io, perché non l'ho fatto io, accidenti, se avessi avuto l'idea adesso sarei ricchissimo. Insomma, no, tutti questi ragionamenti qua, che fanno tra l'altro anche verso il mio corso, verso i miei progetti. E quindi questo tipo di opera, e come queste opere, insomma, ce ne sono tante, sia di Soliut che di altri artisti, effettivamente provandola mi sono reso conto che sì, è vero, conta il processo, cioè quello che è interessante di queste opere è il processo, assolutamente, cioè è il fare, non è per niente il risultato, cioè il risultato poi per chi lo guarda è interessante assolutamente, perché è un vibra, perché non è uniforme e quindi l'occhio si muove. E l'occhio va a cercare la non uniformità. E l'altra artista che mi ha colpito tantissimo, allora, ci sono molti disegni suoi, tra l'altro su internet ormai si trovano un sacco, anche quelli io li avevo visti dal vivo, non mi ricordo più dove, in qualche museo in giro per il mondo, ero rimasto colpito, non mi ricordavo bene lei chi fosse, perché poi sono quelle cose che quando le guardi vai in un museo e non conosci esattamente l'artista, magari ti restano impresse, dici, guarda, quella vecchietta che faceva quelle cose strane. E c'erano questi disegni che mi colpirono molto perché non erano belli, nel senso non avevano dei canoni, non rispettavano dei canoni di bellezza, ma si vedeva che erano molto tormentati ed erano fatti in un certo modo. E il modo, adesso me ne faccio vedere qualcuno, era un modo che io poi ho provato a rifare. E alcuni dei suoi disegni, ad esempio, mi hanno ispirato, provandoli a fare, questa idea generativa, perché avevo capito che nella sua arte c'era molto, anche quando faceva i ragni neri li chiamava Maman, quindi rappresentava sua mamma, e per lei non aveva un'accezione negativa, ma era il ragno inteso come
specie di divinità che è sempre lì a tessere la tela che ricuce, la tela che si rompe, si ricuce, legata poi alla sua storia personale, perché viveva in questa famiglia che faceva, in cui erano tutti impegnati, credo sia il padre che la madre, nel restauro degli arazzi. Gli arazzi erano usati dai ricchi, insomma, nelle grandi ville, così usati come decorazione, e quindi per riparare gli arazzi c'era bisogno di grande pazienza, di grande maestria, e quindi questa idea del ragno veniva anche da lì. E quindi molti dei suoi disegni hanno la pazienza del ragno. E quindi ho provato a rifarli, avevano un potere tutto loro, un po' perché era difficile controllarli, e poi perché c'era questa idea, che nella via del disegno brutto, poi l'ho trovata nel disegno generativo, di partire da un centro e di far crescere questa struttura organica. Nel caso, come faccio fare, faccio avvicinare pian piano nel libro Disegno Brutto, che si avvicina dai cerchi concentrici, insomma, da delle forme concentriche. E poi quando si entra in questo tipo di forma, che all'inizio sembra un fiore, in realtà si scopre proprio la potenza della generazione, della clonazione di queste parti. E tra l'altro, vedete come poi succede a chiunque si mette a fare disegni del genere: fino a che non sei al bordo del foglio non sei soddisfatto, perché la generazione trova un suo compimento nel limite. Questo limite blocca la generazione, perché più in là non si può andare. E quindi è una sorta di disegno a crescita indefinita. Ed è bellissimo. Se ne trovano tanti. Uno che mi aveva colpito, che poi ho provato a rifare in qualche modo, era questo, perché aveva anche la difficoltà di riuscire a modulare in qualche modo la superficie, quindi a cercare di modellare. E diventava una cosa, a me ricordava molto, un immaginario molto fatto dai funghi. Mio padre era un cercatore di funghi, per cui in casa avevamo un sacco di libri di funghi. E quindi mi ricordo che alcune spugne rosse, funghi spugni, hanno delle strutture simili, reticolari, insomma, no? Oppure una veccia, ecco, una roba del genere, cioè che gonfia e poi assume delle forme spropositate, insomma. E qui era una specie di, inizialmente sembra un seno, poi diventa chissà cosa. E probabilmente, al solito, non c'è c'è l'intenzione di farsi portare da un disegno del genere e vedere dove si arriva, e poi è un po' il disegno che chiama e chiude le forme da solo. C'è una specie di intuizione mentre lo si fa. E tra l'altro la motivazione che spingeva la bourgeois spesso a fare questi disegni era l'insonnia, perché non dormiva. E quindi molti di questi diari che lei ha fatto li ha chiamati i quaderni dell'insonnia. E quindi non c'è motivazione più nobile che non quella di, invece di mettersi lì a guardare la TV, di fare dei disegni. E questo è giusto per farvi vedere come tutto il discorso generativo poi lei lo portava la portava a creare poi anche delle cose figurative, però sempre particolari. E in questo caso, questa è un'opera che ho chiamato San Sebastiano. In realtà non si trovano delle interviste in cui lei dice se era partita già con un'idea, ma probabilmente non era il processo il fare che la portava verso questo tipo di risultato. Non era certo un'idea sua quella di disegnare un San Sebastiano, ecco, per dire, non c'era nessuna progettualità. E questo, se ci pensate, è molto diverso dal tipo di arte a cui ci hanno abituato a scuola. Quindi un tipo di arte, che ci hanno fatto studiare a scuola, perché a scuola poi ci si interrompe un pochino. Io spero che i programmi siano un po' migliorati, però in genere il Novecento si fa malissimo, un po' come in poesia. E quindi ci si perde tutte le sperimentazioni, così, che sono figlie del nostro tempo, tra l'altro. E non facciamo mai, poi ci sembra stranissimo, che ne so, ascoltare la poesia di come dei personaggi, insomma, che ho incontrato nelle puntate precedenti di Discorsi intorno all'imperfezione, tipo Catalano, Agrati, e ci sembrano dei poeti minori in qualche modo, che non fanno poesia perché siamo fermati al Carducci, al Pascoli, al massimo Ungaretti, e quindi quel tipo di poesia ci sembra assolutamente strambo, o non in qualche modo lo valutiamo in senso negativo. Invece c'è tutto un percorso che lo fa diventare figlia del nostro tempo. Si chiama Paul Klee. E
anch'io quando diciamo ho iniziato a conoscerlo, l'ho conosciuto sempre in tarda età. Lo trovavo noioso, lo trovavo banale, nel senso pensavo di averlo visto un sacco di volte, come capita spesso alla divulgazione che c'è in artisti di qualsiasi tipo, si parlava anche sabato con Zedo di lezioni americane di Calvino, che sono profondissime, molto belle, ispiranti in una maniera incredibile, però ne parliamo tutti, non le leggiamo più e ce li facciamo per quello che l'ennesimo giornalista o citatore dice di quell'opera. E con Klemp è la stessa cosa. In realtà lui ha una produzione sterminata. Sterminata significa che è veramente sterminata, e se non comprate, che sono inarrivabili per il prezzo, i veri e propri cataloghi della sua opera, è quasi impossibile abbracciarla tutta. Per cui la cosa migliore sarebbe andare al, io non sono ancora stato, insomma, al centro, al suo museo, diciamo, al suo centro, oppure essere fortunati, esatto, come ha fatto Livia, come ho fatto anch'io, di andare al MUDEC lo scorso anno, al MUDEC di Milano, che hanno fatto questa mostra di Klee, e per la prima volta in Italia, e diciamo per la prima volta in generale, la mostra era uno spaccato con meno opere famose, molto più sul suo processo creativo. Il problema di Klee è che quando ti metti a disegnare, cioè quando guardi il disegno del Novecento, Klee ha già fatto tutto. E quindi tu ti ritrovi in difficoltà, perché scopri che tutto quello che trovi, che ne so, adesso in Mattotti, in Scarabottolo, che trovavi in Steinberg, che trovavi, cioè tutte le idee visive, grafiche, sembra che Klee le abbia già sperimentate tutte, cioè abbia già provato tutto il possibile nel disegno. Ha provato le ripetizioni, quindi anche tipo la bourgeois, le interazioni, le assurdità del disegno. Io ho preso solo alcuni esempi, perché per fortuna poi su internet si trova molto. E ha creato, cioè ha anticipato, che ne so, Miro, ha anticipato Kate Haring, ha anticipato anche i pattern, perché in realtà poi si è fissato sui pattern tipo quelli dei tessuti africani o aborigeni, quindi anticipando appunto un sacco di quella che viene chiamata, diciamo, arte tribale, comunque l'arte, anche quella di Kate Haring, insomma, l'aveva già fatta. Aveva fatto un tipo di disegno, questo qua, che poi lo rivedremo anche tra poco, che sono dei disegni proprio assurdi, che non sono surreali, sono proprio assurdi, sono assurdi soprattutto nel gioco di linee, quindi a lui interessa molto il disegno e vedere dove il disegno lo porta. Ci sono queste creazioni in cui si capisce che il gioco, cioè il gioco delle linee, che a un certo punto viene portato a compimento, non si sa se in modo casuale o no, e sono tra l'altro molte delle opere di Klee sono proprio opere piccole. Quindi significa che lui disegnava continuamente con quello che trovava, quindi aveva taccuini, i diari, i fogli, scriveva un sacco, gli faceva un sacco scrivere, suonava, era un violinista, aveva il suo gruppo, si trovavano in un garage, in realtà era, credo che in casa sua ci fosse una stanza dedicata in cui si trovava con gli amici e strimpellavano, insomma, il gruppo, come succede a molti ragazzi, insomma, a molti di noi, no? Che quello che suona la chitarra, sto con gli amici, era molto defilato rispetto al mondo anche artistico, insomma, e soprattutto in età, quando ha messo su famiglia, tutto era molto tranquillo, non era per niente bohemien, era attirato dalla spiritualità, dall'esoterismo, dallo studio di un sacco di cose, era proprio molto curioso. E tutto questo modo di disegnare, se guardate Klee, lo ritrovate in tutte, che ne so, dalla settimana enigmistica a tutto un mondo di disegno, alla pubblicità degli anni 60-70 che c'è stata in Italia, sia appunto quelli che hanno avuto, diciamo, la fortuna di essere giovani in quegli anni, o bambini, si ricorderanno tutto un mondo visivo fatto molto più di linee, di segni, perché c'erano anche dei problemi proprio di riproduzione delle opere, quindi anche la tipografia era costretta a fare i conti molto con il bianco e nero, insomma, si doveva risparmiare, c'erano dei costi maggiori con il colore, insomma, c'erano anche dei motivi per cui il disegno era molto utilizzato, quindi il segno in bianco e nero. Poi c'era la china, il disegno a china, che portava verso un certo tipo di segno, ed era il gestire la china, era proprio quello che ti faceva diventare disegnatore.
E per cui se eri architetto dovevi fare diciamo, il praticantato per disegnare a china. Se eri pittore comunque lo facevi perché era una pratica che facevi per preparare i disegni e tutto. E se eri un disegnatore, quindi un vignettista o un fumettista, dovevi quella china. Perché? Perché la china ha un colore molto brillante e che ti permette di essere poi ripresa al tempo dei bromografi, insomma, di essere riprodotto senza problemi e tra l'altro è duratura. Perché il problema di altre, a parte non è che ci fosse molto altro, le penne a sfera, ma il chiostro della penna a sfera poi con gli anni tende a sbiadire. E poi al tempo non, le penne a sfera non avevano come si dice, anche la possibilità di variare il segno, che avevano i pennini e la china. E considerate che poi la differenza era nella gestione. Se eri fumettista, potevi anche andare in un certo tipo di fumetto, che era quello della scuola argentina, quindi da Breccia, Hugo Pratt, ad altri artisti fantastici, fino ad arrivare anche a Chino, che usavano il pennello. Ora, Chino in particolare non usava il pennino, però Hugo Pratt, Breccia e molti di quegli artisti lì che facevano anche delle cose meravigliosamente, Oosterteld, quello di Eternauta, facevano delle cose anche molto precise, e usavano il pennello, che usare il pennello con la china è una cosa molto difficile, complicata, e poi ai tempi si compravano questi pennelli in pelo di martora, che costavano un'esagerazione, e dovevi fare molta attenzione nella pulizia, perché la china tende a mangiare il pennello, e quindi era un costo anche per un ragazzino provare la china, c'era un po' il rischio di rovesciarla e di fare dei danni incredibili in casa, ma non solo, anche c'era questo problema dei peli di martora, che insomma i pennelli costavano un sacco e quindi non pulirli bene, non imparare a pulire bene il pennello significava anche dover andare a comprare il pennello tante volte, siccome avevi bisogno di dallo 0040 per fare un sacco di segni, perché la china ha problema che non potevi sbagliare, che se sbagliavi dovevi buttare via la tavola, insomma era tutto un altro mondo, però era un mondo in cui si disegnava molto. E si disegnava sempre come disegnava Klee. Ecco, questo era un po' l'assunto di questa piccola parte su Klee, cioè che sembra che Klee abbia disegnato tutto il disegnabile, eh? Tutto ciò che è disegno dell'invisibile, dell'immaginazione. Sembra che l'abbia fatto Klee, e più di Picasso o di Matisse, insomma, dei grandi disegnatori, eh? Che erano un po' manieristi nei loro modi e tutto, e che comunque tutti guardavano a Klee, perché Klee comunque era più anziano di loro, quindi tutti conoscevano Klee, insomma tutti i grandi artisti conoscevano Klee, lo amavano e cercavano anche di tirarlo dentro i vari movimenti avanguardia, perché comunque era già un artista affermato e lui non voleva invece, non... cioè, questa amicizia con Kandinsky, però non è che avesse poi, che ci tenesse a entrare nei movimenti. Che il disegno, una parte dell'energia spesa dal disegno nella storia dell'uomo è dedicata a rappresentare l'invisibile, l'indicibile, l'inconoscibile, e quindi il disegno ci porta un po' là. Sono andato a cercarvi alcune tra le prime immagini, voglio fare un excursus velocissimo, ma saltando a pie pari poi 100.000 anni quasi di storia dell'arte, quindi proprio una sintesi fatta come mi pare e come viene viene. E questo qui è considerato uno dei primi manufatti che l'essere umano abbia mai realizzato con intento evidentemente artistico. È di 100.000 anni fa. È una pietra, non si sa bene a cosa servisse. Vedete, lì c'è la pietra e vi dice che questo è un centimetro, quindi la pietra sarà 10 centimetri, mi sembra 8. E a destra avete la rappresentazione dei segni che ci sono su questa pietra. E sono dei segni abbastanza conosciuti perché sono delle grate, dei reticolati, che probabilmente vengono anche a noi quando disegniamo. Non si sa cosa servisse, però si è capito che erano intenzionali, cioè non era stato un caso, non era stato un agente atmosferico a crearlo. Ed è una delle prime opere d'arte, diciamo, della storia dell'uomo, 100.000 anni fa. Il nostro cervello è più o meno lo stesso da 300.000 anni, se ci pensate,
non è nemmeno così strano che ci sia un'opera d'arte di 100.000 anni fa, anzi, probabilmente le altre sono andate perdute. Quante cose su materiali deperibili saranno perse, tipo su foglie, cortecce. E poi nei ritrovamenti, questo mi piace sempre farlo vedere, perché c'è un salto. E quando ho iniziato il corso di disegno brutto, siccome nel percorso che si fa dentro il disegno brutto, a un certo punto salta fuori quella che abbiamo chiamato la preistoria, cioè tutta la storia dell'uomo prima del 6000 avanti Cristo, quindi fino al Neolitico, fino a quella che abbiamo chiamato, no, certo, il passaggio dei vari ferri, età del ferro, età del bronzo. Ed è buffo perché, come ce la spiega la scuola, io la sto rivedendo adesso perché ho mia figlia che fa la terza elementare, quindi mi rendo conto di come male è spiegata sui libri. Ed è spiegata male anche perché non c'è un'unità, cioè non si sa bene di cosa si sta parlando, perché sono molto confuse anche le varie teorie, cioè si seguono varie teorie, in alcuni casi sono alcune cose proprio sullo sviluppo della civiltà sono molto diverse da studioso a studioso. E in ogni caso c'è questa, la civiltà viene concepita come un'apparizione incredibile, a un certo punto si fanno delle cose incredibili, no? Ora è vero che l'arco è di migliaia di anni, però la storia ce la presenta un po' così, d'improvviso nascono le città, anche prima c'erano i villaggi, e soprattutto comprimendo il nostro Lopiteco all'uomo del Neolitico, tu pensi che... cioè, il bambino pensa che l'uomo fino al giorno prima fosse una scimmia e fa fatica a pensare che in realtà per 100.000-200.000 anni ha fatto sempre le stesse cose e ragionava come ragioniamo noi adesso. Allora, queste sono immagini che arrivano dalla Pasiega, che è questa grotta in Spagna, e un paio di anni fa è apparso un articolo su Science, credo, ricordo più, e comunque poi ha avuto una abbastanza eco, tanto che ne hanno parlato anche i maggiori quotidiani italiani. Perché? Perché alcuni dei disegni che erano lì in questa grotta, che è una delle tante grotte con tori e cose bellissime, al pari di Lascaux, Chauvet, alcuni disegni hanno visto che erano diversi, che erano retrodatati, che sono stati retrodatati, quindi sono stati portati a 65.000 anni fa. Il problema è che in quella zona lì sembra che i Cro-Magnon non fossero ancora arrivati, quindi c'erano solo gli uomini di Neanderthal. Quindi i disegni che vedete qua, soprattutto quelli in alto, soprattutto quell'essere antropomorfo buffissimo, è un disegno di un Neanderthal. E gli altri sembrano degli occhi, vedete quei puntini, poi hanno fatto anche un toro. E questa capacità artistica del Neanderthal, insomma, ha scombussolato molto i piani di molti paleontologi, perché il Neanderthal si pensava che non fosse stato in grado di sviluppare, a causa della fronte sfuggente, tutta la parte frontale, quindi dell'immaginazione. E questo è veramente, soprattutto questo disegno che ho messo al centro, è abbastanza incredibile, perché significa che loro erano capaci di un pensiero immaginativo, quindi di immaginarsi un essere antropomorfo. E se ci pensate, uno dei più vecchi ritrovamenti è questo osso abbastanza piccolo, su cui è rappresentata un essere umano, diciamo, con la testa di leonessa, che è bellissimo, una statuina, e più o meno è di questi anni qua, fatto da Cro-Magnon con una perizia incredibile. Quindi c'è tutto un mondo, diciamo, che si muove già con un'espressione artistica notevole e che usa già, come si vede poi anche chi ha fatto il corso o chi ha preso il libro, insomma, c'è tutto un uso di forme, figure, possiamo chiamarli anche simboli, insomma, di cose che vanno a finire poi nel simbolo, che sono veramente che ci richiamano continuamente. Questo, ad esempio, è un vaso egizio, però potrebbe essere un vaso etrusco, un vaso di qualsiasi posto del mondo. E queste decorazioni si spiegano come simboli solari e tutto, però molti di questi disegni, come si vede nel corso, come è anche la mia esperienza del corso, vengono fuori da sé, cioè sono forme che io non so se sono dentro di noi. Alcuni dicono, Arno Stern dice che c'è questa la formulazione, no? Che è quello, secondo lui, il corpo. Arno Stern è un pedagogista, chiamiamolo così, che ha creato un metodo, sono i Coslier,
Closier per creare attraverso l'arte una sorta di terapia di conoscenza di sé. Però sono cose che vengono fuori, questi disegni, tutti questo tipo di disegni vengono fuori da sé. Come vi dicevo, non so se per la mano, per i gesti che facciamo per la mano, se sono nella nostra mente, se sono i fosfeni, se sono delle allucinazioni che abbiamo, non lo so, delle memorie cellulari, quindi dicono le memorie cellulari, cioè tutto insomma Steiner alla fine pensa che sia il corpo stesso, cioè che noi disegniamo ciò che disegniamo in questo modo si può considerare come una sorta di geografia del nostro corpo, cioè del nostro microcosmo, di come sono fatte le cellule, tutto. E dubbi, insomma, te le fanno venire tutto questo tipo di segni perché sono molto evocativi, vengono fuori a tutti. E in genere quando li facciamo, cosa succede a questi disegnini? Che ce li facciamo sui blocchetti nel nostro intimo, non li confrontiamo mai con gli altri. E non vediamo che è un linguaggio comune. Se facciamo invece quello che succede nei miei corsi, cioè che capisci che c'è un linguaggio comune, comunque dei segni che fanno tutti, ti senti meno solo e soprattutto ti inizi a chiedere qualcosa in più. Dici, ma perché? Io me lo sono chiesto molto di più, ovviamente non ci ho fatto un corso. Continuo in questo velocissimo excursus, perché volevo poi tra un quarto d'ora così chiudere questo incontro e lasciare spazio alle vostre domande. Questo è Leonardo, che non c'entrerebbe niente con il disegno brutto, ma se non che a me piace molto avvicinare il punto di vista, quindi entrare dentro al disegno più che si può. Questo è Leonardo, che fa degli studi sull'acqua, su come l'acqua, sui gorghi, insomma, su come si generano i flussi dell'acqua. E ovviamente lo fa in un modo non realistico, cioè usa tutti dei tratti, dei segni che assomigliano molto alle scarabocchie o alcune di queste figure a spirale che abbiamo già visto. Servono a lui per capire. Leonardo è proprio non il primo, però è uno di quelli che usa proprio il ragionare disegnando, cioè ragiona disegnando e capisce un sacco di cose perché le vede. E disegnandole ne capisce il meccanismo, no? Che è quello che uno degli usi del disegno è questo. E lo fa in un modo che comunque sembra bello, di qualità artistica e tutto, perché sicuramente aveva perizia e aveva un dono, però non è realistico, cioè lui ha fatto dei segni, sono delle linee. E questo lo vedete, che ne so, anche se ingrandite dei disegni di Van Gogh, che forse sono più potenti e più peculiari, un po' per ritornare la prima cosa di Kafka, dei suoi dipinti, perché c'è tutto questo movimento di linee in cui si capisce che lui si perdeva, perché ripeteva continuamente questi tratteggi. Cioè, se li guardate bene, vi immaginate come li ha fatti, vuol dire che è stato lì tipo mezz'ora a fare lo stesso tipo di tratteggio su un'area abbastanza vasta, e quindi capite che è una sorta di ritmo. Vi viene subito di pensare all'ossessione, tanto Van Gogh era mezzo matto, di qua di là. E invece c'è proprio un ritmo della mano che è poi difficile da fermare, perché trovi bene tutte le cose che hanno ritmo, ovviamente vi portano in un mondo ancestrale, così, in cui state comunque bene. E poi ci sono tutti i vari, da lì poi facendo un salto incredibile, tornando ai nostri giorni, c'è tutto un uso dei segni, della scrittura, addirittura qui ho preso solo un esempio. Questo è esposto, non mi ricordo più se è una cosa di Grifo, mi ricordo uno di questi artisti che usava la calligrafia, insomma i numeri, la scrittura di numeri come arte, e non me lo ricordo più perché in realtà è fotografato in un bar di Napoli, cioè un bar in cui eravamo entrati, insomma, e che aveva un po' di opere di questo tipo, e quindi non mi ricordo di chi fosse. Però l'idea è che anche questa diventa il disegno, diventa anche scrittura, e se ci pensate, già la scrittura e l'alfabeto è un insieme di simboli molto strani, e se pensate ai numeri, quelli sì che sono strani, tra l'altro anche il loro disegno porta le cifre, porta a farle in modo molto diverso l'uno dall'altro. I contabili, fino a che non è arrivato il computer, avevano la necessità e il bisogno di scrivere bene, e scrivevano i numeri sempre in un certo modo.
E questo tipo di cosa del 5, ad esempio, se vedete in questo quadro, il 5 è fatto effettivamente come lo facevano i contabili con le loro penne stilografiche. Lo so perché avevo tutta una famiglia, insomma, mio padre, poi anche i miei zii, tutti che facevano i ragionieri, erano ragionieri delle ferrovie dello Stato, quindi dovevano riempire questi libri contabili, tutti questi numerini, e usavano le stilografiche perché mi piaceva un sacco, quindi avevano tutta questa passione per quel tipo di cancelleria, per le Pelican, per la pulizia delle stilografiche, e facevano i numeri in questo modo, e mi ricordo esattamente come lui faceva il 3, e come altri numeri faceva anche mio zio, tutto perché li ripetevano, continuavano, ne scrivevano tantissimi. E quindi quella scrittura diventava poi difficilissima, tra l'altro, da ripetere, e in qualche modo diventava bellissima perché era una ripetizione sempre di questi segni, e aveva una grazia, insomma, un suo senso che qua è abbastanza rivelato, insomma, in questo quadro. Il percorso che faccio fare, adesso faccio un altro salto, va a partire dagli scarabocchi per far capire come si è sbagliato eventualmente quell'equivalenza che si fa ogni tanto, che è stata fatta dell'uomo primitivo inteso come bambino, no? E questi sono campionamenti di disegni, che questi sono quelli campionati da Rhoda Kellogg, che è stata una delle, insomma, quella che ha studiato di più, con più assiduità e con più pervicacia, diciamo, il disegno dei bambini. E le forme che vengono fuori sono sempre queste, come vedete c'è la linea spirale, tutto sono, molti sono atti psicomotori che facciamo proprio per provare la mano. Cioè, sono come provare la macchina, non so, chi fa il collaudatore di auto e si fa tutte le curve, le frene, come si dice, le testa a coda col freno a mano, tutto. Lascia dei segni che sono sempre quelli sul terreno. E sempre quelli sono, perché proprio sono i segni lasciati da certi movimenti. E qui si andrebbe, va bene, un altro mondo in cui non entro, quello del segno come movimento. E poi vi faccio velocemente una cosa sull'astrazione, perché poi è uno dei temi grossi del corso di disegno brutto. Cioè, sono partito dalla scoperta di tutto un tipo di disegno che veniva da chi faceva arte astratta, tra l'altro, e nonostante all'inizio, insomma, 20 anni fa, non fossi un amante dell'arte astratta, poi pian piano sono diventato, e mi rendevo conto che i disegni che in realtà facevano Fontana o altri artisti mi interessavano molto di più delle loro opere. E questo è un'opera di Azuma. Vi assicuro che ieri ho passato mezza giornata, no, ho passato tanto tempo a cercare questo benedetto video, che purtroppo non c'è più, dell'intervista di questo Kenji Azuma, che era uno scultore della scuola di Martini, novantenne, con Philippe Daverio in Passepartout. Ho trovato altre interviste, perché loro è molto gentile, e negli ultimi anni poi è stato molto intervistato a Milano, abitava a Milano, e alcune sue opere però erano state esposte, c'era stata una grande retrospettiva qualche anno fa. A Milano non mi ricordo in che museo fu fatta, se era il museo del Novecento o dove, o la Triennale. In ogni caso, c'era questa parte dell'intervista in cui Azuma entrava nel suo studio, e Azuma era un giapponese, e è una storia incredibile, insomma, era venuto in Italia disperato perché doveva partire come kamikaze durante la guerra, ma avevano fermato il suo aereo sulla portaerei, per cui non si era potuto immolare al sacrificio, così, e quindi era disperato per questa cosa, era depresso. E quindi era venuto in Italia povero, aveva fortuna, l'unica cosa che sapeva fare era il ferro battuto, perché veniva da una famiglia di persone che lavoravano al ferro in Giappone. E insomma, fa entrare Daverio nel suo studio, dicendogli appunto che lui seguiva la disciplina Zen, e il suo studio era un casino incredibile, quindi niente a che vedere con lo Zen inteso come arredamento, era un delirio il suo studio, era per tipico studio da scultore, e tra l'altro lui, molte delle sculture che faceva, le creava in modo casuale da cose che trovava a terra,
Quindi era una specie di robe vecchie, di quegli omini che vanno in giro col trattore, no? A raccogliere i water, queste cose qua. Raccoglieva questi pezzi di legno, queste lattine schiacciate. Cioè, quando ci trovava qualcosa di interessante, poi o le trasformava, le riproduceva col bronzo, insomma, ci faceva delle variazioni. Però partiva spesso da questi incontri casuali. E quando entra nello studio, è sicuro che ve l'avrei fatto vedere volentieri, perché era molto bello, perché lui entra nello studio e ha questo blocco, apre questo blocco da disegno grande così proprio, e dice ad Averio: ogni giorno, per disciplina, faccio un disegno senza senso. Cioè, ho solo l'intenzione di fare il disegno, ma non so cosa farò. E quindi fa vedere questi disegni su questi fogli enormi, tipo quello che vi ho fatto vedere, perché non se ne trovano moltissimi disegni di Azuma in giro. Io li trovo bellissimi, anche fatti con quattro linee, veramente con un'economia di segno incredibile, però erano potenti. E quest'idea che questo ometto tutti i giorni entrasse in studio e facesse questo disegno, diceva, perché il disegno mi serve per la scultura, no? Perché devo progettare, però in realtà quei disegni poi rimanevano semplicemente dei segni, e che lo facesse evidentemente applicando tutta una serie di rituali e di cose legate appunto allo Zen in cui credeva. Quindi sicuramente c'era tutta una parte meditativa con cui lui faceva questi disegni. Però mi ha lasciato, insomma, mi ha colpito molto, perché era un discorso di fare ogni giorno un disegno senza senso. E mi sembrava una cosa assolutamente insensata, io non ci sarei mai riuscito. Cioè, io cercavo, anzi, ogni giorno di fare un disegno con senso. Avevo provato a seguire quello che hanno fatto alcuni illustratori, disegnatori americani, insomma, questo si parla di tanti anni fa, quindi quando internet ancora era un posto più ingenuo e alcuni progetti del genere potevano funzionare, che era tipo un disegno al giorno. C'era stato un tipo che ha fatto 365 disegni, uno al giorno. E aveva avuto molta risonanza mondiale. E quindi pensavo, anzi, l'opposto, quindi che dovessi fare uno o più disegni interessanti al giorno, perché se ogni disegno mi fruttava qualche centinaio di euro, io sarei diventato ricco con tanti disegni. O comunque, insomma, la mia professione sarebbe andata bene. E non ci riuscivo, ovviamente, perché era molto difficile riuscire a fare dei disegni che avessero un senso tutti i giorni, e soprattutto che fossero potenti. E quindi quando ho provato a fare quello che faceva Zuma, che poi è una delle cose che chiedo di fare anche nel corso, è stata una fatica incredibile, perché non ci riuscivo. Cioè, non riuscivo a fare dei disegni senza senso, tutto aveva un senso. Non vi faccio vedere, però vi posso far vedere quello che questo tipo di lavoro vi faccio entrare un attimo nella mia testa, giusto per farvi capire a cosa porta adesso. Cioè, adesso sono non sono nel mio studio, ma sono a casa, quindi ho, diciamo, adattato una stanza studio, e quindi ho un po' di cose, e ho lavorato un po' in modo diverso perché avevo più tempo, e quindi ci sono appunti disegnati che forse diventeranno illustrazioni. Ci sono dei calendari abbozzati, ci sono delle liste di cose da fare stampate sul calendario che poi non ho fatto, ci sono dei ragionamenti, questo sulla Lagarde, credo, sono studi sulla Lagarde. Questo è un avviso delle poste, che probabilmente ho messo qua perché ho detto lo uso. Questi sono bozzetti per una cliente. Questo è un esercizio che poi devo fare sul disegno brutto che mi sono messo, ho provato a disegnare tutti i tipi di scarabocchi che mi venivano in mente. Ovviamente ne sono venuti in mente pochissimi, pochissime variazioni. Questi sono sempre, ecco, questi è un esempio di disegno senza senso. E tra l'altro, questi due ci ho fatto, sono, usciranno poi come pillole di disegno brutto tra poco. E sono disegni senza senso, il senso veniva fuori pian piano. Io l'ho trasformato a un certo punto in una mappa. Nei corsi online che faccio adesso sono degli esercizi che portano verso questo esito. E così via. Questo, ad esempio, sono i programmi dei corsi online fatti senza parole.
perché mi sono reso conto che se faccio le fasi del corso, cioè dei passaggi in questo modo, me li ricordo meglio. Cioè riesco subito, dico, ah sì, qui devo fare questo, quest'altro. Invece se li metto a scrivere, perdo un sacco di tempo. E qui è come se facessi click, faccio, ah, facciamo click qua. E nella mia mente c'è subito tutto quello di cui ho bisogno. E così via, insomma, ci sono disegni fatti meglio, fatti peggio, cioè ragionamenti disegnati, che anche questi poi arriveranno, sto facendo i video, ci sono dei lupi che non so dove sono saltati fuori, e insomma c'è tutto un insieme di roba che non è tanto per far vedere se sono belli, ci sono ragionamenti, scusate, sulla pandemia, ecco, questo è quando all'inizio cercavo di ragionare se un contagio contagia una persona sola, che tipo di figura viene fuori. Se il contagio invece su ogni persona ne contagia due, cosa? E se invece ogni persona ne contagia quattro o cinque, in un attimo veniva fuori un reticolo intricatissimo. Ma poi questo qui l'ho rifatto anche un po' meglio, perché così mi ero un po' perso. E così via, poi sono rappresentazioni del virus e cose varie. Però è per dare l'idea di come pian piano si riesca anche a buttare via tempo e fare dei disegni del genere e ritrovarseli qua fra le scatole e non vedere l'ora di buttarli, perché non sono niente, insomma, non sono interessanti. E questo è un passaggio, in realtà, al di là della mole di carta che si usa, però basta usare l'iPad per dire, e ci si arriva attraverso un esercizio quotidiano, che è faticoso. Allora, meno male che c'è una domanda così. Allora, i corsi li fai anche la prossima settimana? Sì, 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 li faccio anche la prossima settimana. Cerco di farli il più possibile. Allora, ritorniamo un attimo al... Mi sono un attimo perso. Voglio chiudere su questa cosa e poi se ne avete voglia, insomma, mi fate qualche domanda e poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Ok, eccoci qua, a Zoom, e per dire, questo tipo di disegni, che sono poi vicini anche ai disegni automatici che faccio fare, poi li ho ritrovati che li faceva Kandinsky, proprio i disegni, non le opere finite, che li faceva Miró, che ve l'ho già fatto vedere, che li faceva Fontana, sono tutti disegni che visti così dici, vabbè, sono buono anch'io. Sì, ma falli, cioè falli perché c'è una potenza, poi la cosa interessante è che ognuno ha una grafia. Infatti ci sono degli studi anche relativi a Klee, Picasso, Miró, come il disegno come grafia, come proprio calligrafia, come se stessero facendo un sistema di simboli, stessero dando vita. Questi sono gli automatici, quelli che faccio vedere classicamente nei surrealisti. E questo, ad esempio, è un disegno molto potente, mi piace un sacco perché è un intrico di linee di Henry Moore, lo scultore. Stonehenge, cioè, quindi sono rocce, tutto un intrico di linee, non si capisce niente del disegno, solo dopo un po' metti a fuoco che queste forse sono pietre. E anche questo è interessante perché tutto quel reticolato, tutta quella trama, è un'altra delle parti molto molto complesse del disegno, perché per farla sono delle regole, diciamo, e per farla in un certo modo, in modo settecentesco, ottocentesco, oppure la Dürer, insomma ci vuole una bella perizia, ci vogliono delle cose. E lui invece si vede che lo fa in modo furioso e senza preoccuparsi troppo delle regole, tanto da perdere in certi casi la modellazione proprio di quello che sta facendo. Però hanno una potenza, tra l'altro vi risucchiano dentro, se iniziate a guardare la parte alta qua, eccolo qua, questa parte qua vi tira proprio dentro, vedete c'è una specie di fuga prospettica fatta probabilmente casualmente dalle linee che faceva, perché se a un certo punto innamorati di alcune linee vi tirano dentro e vi portano tutti qua in questo bianco. Ora, essendo un artista di quel livello, forse non è così casuale questa cosa, però lo potrebbe essere stato, nel senso che è un metodo che lui usava, quello del centro, una cosa normalissima, cioè disegnare la cosa notevole al centro,
È semplicemente però il processo l'ha portato poi verso un'accentuazione di questo, di quello che voleva lui dire, che, di questa sua intenzione iniziale. Questo è Cy Twombly, altro artista dello scarabocchio. Questo è Giacometti. E questo è uno dei, diciamo, padri del disegno brutto, per quanto lo faccio vedere, perché lo posso far vedere perché sembra quasi impossibile che un tipo con quella faccia lì, con quei modi lì, con quei cappotti, con quella moscia, insomma, con quel modo di parlare, fosse così anarchico, amante della pazzia e di un certo tipo di estetica. È Gillo Dorfles, e in molti suoi libri ho trovato delle ispirazioni, delle intuizioni geniali. Uno è anche L'elogio della disarmonia, che sono libri molto complicati, tra l'altro difficili da leggere, faticosi da leggere alcuni, perché sono libri di estetica, quindi se non ci capisci di filosofia, di estetica, cosa che appunto non è che frequenti così tanto. E sono molto faticosi, però ve lo faccio vedere appunto perché poi molti delle... Lui è anche un artista e il suo modo di fare i quadri era assolutamente automatico. Lui perdeva molto del suo tempo per fare quadri del genere. Questo in particolare è Vitriol, a cui era un personaggio a cui lui si era affezionato. Vitriol è un acronimo latino di una specie di citazione degli alchimisti, quindi sulla preparazione dell'opera. E gli è venuta così, per caso, ha iniziato a disegnare questi personaggi. E alcuni sono terribili, altri fanno ridere, altri... E lui cercava di seguire sempre una cosa automatica. Diceva che non... ci sono un po' di interviste su lui pittore, anche se non... è stato a parlare solo in tarda età, perché era un po' dispiaciuto del fatto che venisse considerato solo un critico e non un artista, insomma un pittore. E solo poi, pochi anni fa, era stata fatta una sua grande retrospettiva, sia la Triennale, credo. E questo tipo di disegno, insomma, te l'aspetti, ecco, da un personaggio del genere. Quindi questo è una specie di insegnamento, nel senso che anche che l'abito non fa il monaco, però che c'è un certo tipo di arte, di modo di fare, di modo di procedere, che in realtà è anche nell'accademia, perché comunque lui si può considerare un accademico. Silvia. Come vincere la resistenza dell'inizio? Cioè, quando vedo che trovo mille scuse per non mettere la penna matita sul foglio e partire, cosa disegno? Basta fregarsene allora. Scusate, la domanda ve l'ho letta velocemente. Dice, cosa disegno? Ma non serve a nulla, eccetera, eccetera. Basta fregarsene. Sì, è solo che non è facile fregarsene, perché hai mille voci dentro che ti dicono stai perdendo tempo, potresti andare... Volevi preparare la torta, l'erbazzone, fare l'erbazzone. Poi c'è un'altra voce che ti dice, ma guarda là, parte quanta. Sei lì che stai cercando un'ispirazione, dice, chiamiamola così, per il disegno, e ti accorgi che negli angoli della stanza ci sono delle gran ragnatele. Quindi dici, ma non devo pulire la stanza, le ragnatele. E ti vuole una quanta che non in bianco. Cioè, sono un sacco di distrazioni, un po' come nella meditazione, no? Il mondo gli arriva addosso e uno non riesce a fare niente. Quindi l'idea sì è agisci prima di pensare, cioè prendi un foglio e disegna. Io in questo, e come proprio estremo sadismo, vi ho torturato, mi ha dato la newsletter e ho fatto vedere con un imbarazzo mostruoso, molto più della sigla che ho fatto, dove io canticchio stonato, insomma faccio papà stonato l'aria di Satie. Ho fatto questo diario dell'insensatezza, l'ho fatto tra l'altro in un quaderno che odiavo, perché è un quaderno che mi ha dato un'agenzia di comunicazione con cui collaboro ogni tanto, ma c'ho dei ricordi non buoni. E cioè, non felice, mi dà sempre fastidio le riunioni, penso a queste cose. Quindi volevo farlo con dei moleschine più che mi ha regalato, più costosi, ma non ce la facevo. Allora... ora poi rispondo anche a Paola. No, non credo di averlo detto io, quello di Clay. Ho fatto un diario dell'insensatezza in cui dovevo disegnare, cioè l'obiettivo era finisci il taccuino, fai dei disegni a caso.
E quindi mi sono messo, ho fatto una fatica incredibile, alcuni disegni, molti sono delle cose che faccio fare anche lì al corso che avete fatto fare anche. E appena è venuta fuori la parola, poi non riesco io ogni tanto a fare delle osservazioni scritte, cioè per me sono sempre appunti. E poi ho continuato, sono arrivato a un certo punto in cui alcuni disegni non mi piacevano, quindi dicevo, cavolo, però che schifezza che fa. Alle volte non riuscivo più a essere astratto. Però si è creato un filo a un certo punto, si è creato un filo e io velocemente poi ho chiuso il quaderno, una serie di pensieri, oppure quella cosa lì ti ha stimolato dei pensieri. È un filo labile, quasi invisibile, c'era, che legava tutti questi disegni. Ovviamente se ne potevano trovare probabilmente molti altri. E quel filo lì però è interessante perché poi rivela in modo postumo, no? Come dico spesso nei corsi, rivela poi il disegno, e il disegno prende tutto un senso a quel punto. E quindi un'idea potrebbe essere, cioè ti prendi un quaderno, scusa la risposta poi, potrebbe essere che ti prendi un quaderno e il tuo obiettivo è solo di finirlo, cioè con un disegno per ogni pagina o per ogni doppia pagina, è solo così. E quindi l'obiettivo è finirlo, non fare, quindi potresti farci anche 100 punti dentro. E tra l'altro un atto del genere, un atto punk, ribelle, di metterci 100 punti sarebbe molto potente, perché ci pensi, poi costano 4 euro, quanto costeranno? Cioè prendi un taccuino e le riempi solo di punti. E poi dici, fatto. È una cosa potentissima, una sorta di psicomagia di Jodorowsky questa, è come Mina, diciamo, rivela molto, quindi ha quel potere lì. Ci sono altre domande? Se no, siete stati bravissimi. Ah, ecco, bello, è vero che nel disegno ci sono tutti i nostri disegni. Sì, sono tutti i disegni del mondo, considerate dello scarabocchio addirittura, che dentro c'è tutto. Era un'idea molto borghesiana, era che tutte le dimensioni sono contenute in una, insomma, c'era. Però era. Adesso sto guardando, scusate, questo che per me è il quaderno del disegno brutto, che è quello con cui io ho messo i primi appunti sul disegno brutto, sono tutti qua dentro, quindi il libro verde del disegno brutto, che se qualcuno mi ruba, e ci sono tutte le riflessioni così che trovavo, con le citazioni, e c'erano tutti i ragionamenti sull'essenza di Aristotele, oppure ci sono degli appunti tipo verso una didattica dello scarabocchio. Facevo fatica, insomma, cercavo e veniva, però le cose venivano, si facevano in modo, venivano fuori in modo automatico. Tipo, qua mi ero messo a studiare i segni del Reiki e c'era questo qua che facevo fare all'inizio. L'ho fatto fare solo per pochi, i primi corsi. Poi è stata una ribellione da parte dei corsi, perché facevo scrivere all'inizio, facevo scrivere, io non so, disegnare, e poi a fine corso facevo fare con questo segno, che è un segno di cambiamento, di trasformazione. Dicevo che adesso ti trasformi in uno che sa disegnare, e la maggior parte della gente mi ha detto, ma no, ma figuriamoci, non so disegnare, tanto bello dire che non so disegnare. E riferimento di lettura vi posso dare sul disegnare di Berger, che comunque è sempre un bel libro da leggere, anche perché è l'unico scrittore, diciamo, che ha ragionato sul disegno, anche se poi, insomma, no, con esiti molto diversi da quelli miei. Poi vi volevo, scusate, perché ce ne sono alcuni, perché volevo fare anche delle cose un po' più segrete, che un altro disegnatore da io faccio. Nel corso cito Sol Steinberg, Scarabottolo, e infatti sto guardando di qua perché mi sembra di avere anche, ecco, l'ultimo libro, sì, uno degli ultimi libri di Scarabottolo, insomma, che, questo libro con paesaggi, con libro che mi piace da morire, e mi fa capire quanto, tra l'altro, con l'età, insomma, sta iniziando ad avere una rarefazione che è veramente potentissima, bellissima. Infatti, tutte le volte che ci incontriamo, le dico: continua a fare così, continua a essere rarefatto, rarefaciti sempre di più. E quindi, eventualmente, di comprare, sono ispiranti, perché li guardi e ti viene voglia anche di ridisegnarli.
Il problema infatti di Scrabotola è che ti viene voglia di disegnarli e poi è un po' come con Claire, che ha disegnato un po' tutto, anche citando, insomma, perché per cultura e tutto, citando altri disegnatori, altri artisti, e poi non, cioè, devi disegnare per te queste cose perché non possono essere delle cose professionali, perché poi sembra che tu abbia copiato Scrabotola ed è molto... questi sono giochi classici comunque. E un altro che in realtà faceva disegni alla Steinberg ed era elegantissimo, ed è poco conosciuto come disegnatore, Gio Ponti, anche l'architetto, che faceva del... Sono libri che probabilmente sono difficili da trovare, non so se si trovano più, però alle volte sono quelle cose che nei mercatini o sul libraccio così si trovano. E Gio Ponti, secondo me, è uno di quelli che ha giocato tantissimo con il disegno, proprio con la linea, ed è magari un po' meno conosciuto. Ed è tutto un modo di disegnare, un po' tipo quello di Steinberg, solo con la linea, e ci sono tutti questi paradossi, no? E molto, molto inventivi, tra l'altro, perché sono... Queste, tra l'altro, sono lettere, mi sembra che sono delle cartoline, delle lettere che lui scriveva con gli amici, le mandava agli amici e li faceva tutti, quindi con un po' di gioco con la scrittura. Considerate che in questo periodo c'era Matisse che faceva queste cose, c'era Cocteau, c'erano, insomma, esempi di disegno in questo modo, c'erano tantissimi, e poi c'era ovviamente Steinberg, che era il padre del paradosso disegnato. Però di Steinberg è molto difficile trovare dei libri, quindi se non li avete vecchissimi, non c'è un peccato, veramente un peccato. Quindi fortuna c'è internet adesso che ci dà la possibilità. E poi un libro che io trovo bellissimo sui ragionamenti sull'arte, che ho comprato per caso qualche mese fa, è questo, anche se insomma in alcuni casi è molto di Anselm Kiefer, L'arte sopravvivrà alle sue rovine, sono delle lezioni che lui ha tenuto in un'università, mi sembra, adesso. E insomma mi piacciono molto i ragionamenti che fa sull'arte, sulla potenza dell'arte, perché ragiona anche sulla bellezza, insomma è veramente, forse uno dei più bei libri d'arte che siano usciti negli ultimi anni, fatti da un artista, tra l'altro, perché gli artisti in genere fanno fatica a scrivere sia della loro arte che a scrivere in modo compiuto, a scrivere bene. E basta, direi, come suggerimenti grazie mille a tutti, grazie davvero, grazie.